il denaro il solo termometro del successo imprenditoriale. Se l'asticella dei guadagni va su, tutto bene, il resto è relativo. Molte volte però, specie in tempo di crisi, il resto sono donne e uomini che un taglio del personale ha messo sulla strada, papà e mamme, vittime con i loro figli di una spending review senza anima. Parla di questo, di lavoro e di dignità, Papa Francesco, giovedì 20 marzo, mentre la folla degli operai delle acciaierie di Terni, che celebrano 130 anni di attività, gli si stringe attorno come a un padre che davvero capisce i loro problemi, l'ansia di chi calza un elmetto e fa un duro lavoro per far quadrare il bilancio domestico. Ho sentito alcuni giovani operai che sono senza lavoro. E mi hanno detto questo: ma padre, noi a casa, mia moglie, i miei figli, mangiamo tutti i giorni, perché alla parrocchia o al club o alla la Croce Rossa ci danno da mangiare, ma padre, io non so cosa significa portare il pane a casa, e io ho bisogno di mangiare, ma ho bisogno di avere la dignità di portare il pane a casa. E questo è il lavoro. Il Papa denuncia un sistema economico che, abitato al suo idolo, il denaro, non è più capace, afferma, di creare lavoro. Serve sì un valore, ma diverso dal denaro, basato, dice, sulla giustizia e sulla solidarietà. Solidarietà. Sembra come fosse una parolaccia. Ma no, è importante la solidarietà, ma questo sistema non la vuole tanto bene, preferisce escluderla. Il lavoro è un bene di tutti, che deve essere disponibile per tutti. La fase di grave difficoltà e di disoccupazione richiede di essere affrontata con gli strumenti della creatività e della solidarietà. Un coraggio imprenditoriale, artigiano dunque, e anche il coraggio della fede, quella che sposta le montagne e che permette, conclude tra gli applausi Papa Francesco, di sperare in un futuro migliore. Lottate per quello, lottate. Non lasciatevi intrappolare dal vortice del pessimismo, per favore. Se ciascuno farà la propria parte, se tutti metteranno sempre al centro la persona umana, non il denaro, con la sua dignità, si potrà uscire dalla palude di una stagione economica e lavorativa faticosa e difficile.